Stupido, 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 come avete fatto a dimenticarsi? Ezechiele aveva già avuto un'occasione di conoscere la guardia costiera che protegge le coste africane. Era giovane allora, quanti anni avrà avuto? 24, 25, era già sposato. Non possedeva ancora l'Esmeralda e lavorava duro giornata sui pescherecci degli altri per mettere da parte i soldi che gli servivano. Era un bravo marinaio, era forte, non si ritirava mai indietro e sapeva rendersi simpatico. Lavorava soprattutto su un grande peschereccio, la Temperanza. Si chiama, che poteva restare in mare per giorni e giorni senza tornare a terra. Era un equipaggio di 8 uomini. Al comando il capitano Tony. E scorrazzavano per tutto il canale di Sicilia per andare a cercare i bianchi di pesce più ricchi e numerosi. Che battute di pesce memorabili aveva fatto quella volta. Si erano spinti fin qua, quasi le coste dell'Africa, e stavano calando le reti quando all'improvviso era comparsa la motovedetta. Corriva come un siluro, tagliando l'acqua in due, e aveva in cima alla torretta un affare che girava, il radar. Gli aveva spiegato poi, con lui riusciva a vedere tutto quello che succedeva in mare. Una diavoleria. Fiamo, aveva detto il capitano Tony, e aveva dato l'ordine di invertire la rotta. Cosa succede, capitano? Aveva chiesto Ezechiele. Una scocciatura, aveva risposto lui, una scocciatura. La Temperanza era lenta e troppo carica. Il tempo di fare manovra, di spingere il motore, e già la motovedetta era là addosso. Quando si era fatta più vicina, aveva visto anche le canne della mitragliatrice e gli uomini di divisa a bordo, che guardavano verso il loro con il binocolo. Stop, aveva gridato con l'autoparlante, ma non... della motovedetta. Stop, capitano Tony non se ne era andato da intesi e aveva continuato sulla sua rotta. Cosa succede? Aveva chiesto Ezechiele a un vecchio marinaio. Come si chiama, Natale? Forse, ma non era sicuro, dopo tanti anni che naviga sempre e che ne aveva viste di tutti i colori. Abbiamo oltrepassato le acque territoriali, gli aveva risposto lui. E cosa vuol dire? Che siamo a casa loro e non si può. Così Ezechiele aveva imparato che esistono i confini anche in mare. Gli sembrava possibile perché il mare è di tutti da sempre. No, è il mare, siamo tutti uguali, e mica ci possono essere in mare delle righe o dei cartelli che ti dicono sei qua, sei là. Avevi imparato anche che non puoi oltrepassare quei confini invisibili senza avere un sacco di scartoffie. E per mesi è che se non lo facevi, non come avevano appena fatto loro con la Temperanza. Quegli altri si arrabbiavano molto, ma perché? Continuava a chiedere Ezechiele. Comunque non gli sembrava una cosa così grave. Stop, aveva gridato ancora dalla motovedetta, poi aveva sparato 3 colpi di fucile che erano esplosi all'improvviso, cioè tra l'acqua e il cielo, e i gabbiani che avevano raggiunto la Temperanza per mangiarsi il pesce che traboccava dalle reti erano volati via. In un attimo, con un grande frullare di ali, uno dei colpi aveva colpito la cinghia del peschereccio. Se ne erano accorti molto più tardi, quando erano finalmente tornati a terra e l'avevano visto. Era un buco grosso così. A bordo erano tutti sbiancati e avevano istintivamente alzato le mani. Aveva pensato a Ezechiele. Sparano, non gli sembrava possibile. Capitano Tony aveva fermato la Temperanza,
La motovedetta aveva accostato, un ufficiale era salito a bordo dalla tolda della motovedetta, li teneva sotto il tiro dei fucili e Zecchere era spaventatissimo. Ma anche gli altri marinai più esperti non sembravano tranquilli. In quei momenti avevano pensato a Caterina, aveva pensato alla vergogna di finire in prigione. L'ufficiale e il capitano Notoni avevano avuto una lunga discussione che era andata avanti per diversi minuti. Uno parlava in arabo, l'altro in siciliano stretto. Capitano Notoni gli avevano fatto vedere le carte, all'altro non le avevano degnate di uno sguardo. Alla fine l'ufficiale li aveva guardati uno per uno. La ciurma non doveva avere un bel aspetto. La temperanza oscillava tra le onde perché il mare era un po' agitato. L'ufficiale aveva sbuffato e poi aveva restituito al capitano Notoni le sue carte inutili e aveva fatto con la mano un gesto eloquente. Filate via, alla svelta, non ci avevano fatto dire due volte. Potevano sequestrarci il peschereccio, avevano spiegato Natale. Ci è andata bene, erano rientrati a squilizzi, ancora spaventati, con la coda tra le gambe. Stupido, 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 pensa di nuovo Zecchere, la monte vedetta via. Li avrebbe acchiappati in un attimo e questa volta non avrebbero trovato un comandante di buon cuore.